Messaggi della veggente Valentina Papagna. L'anima del sacerdote del Purgatorio si rammarica di non aver creduto a Međugorje. Al mattino fui portata dall'angelo al Purgatorio e lì abbiamo incontrato molte anime. Nostro Signore mi ha permesso di parlare ad un gruppo di anime delle visioni e dei messaggi che io ricevo dal cielo. Allora, guardando quelle anime, io cominciai a raccontare dei messaggi e ciò che Nostro Signore mi chiede di dire, ma non tutti accettano questi messaggi e non tutti ci credono. Ora, la maggior parte delle anime che io incontro si pente di non aver ascoltato questi messaggi. Alcune anime mi guardarono e mi dissero: se solo avessimo ascoltato, ora non saremmo qui. Saremmo in un posto migliore. Purtroppo è sempre l'orgoglio che allontana le persone dalla verità. A questo punto allora lasciammo questo gruppo ed arrivammo in un'area aperta. All'improvviso si avvicinò a noi un signore molto alto. Mi chiamò per nome e mi disse: Valentina, Valentina, aspetta, ti prego, aspetta, voglio parlarti. Sai, io sono un sacerdote. Credo che tu venga dalla Slovenia. Sai, io sono originario dalla Polonia. Ah, va bene, siamo della stessa regione. Con grande gioia mi guardò e mi disse: non ho mai visitato il vostro paese, la Slovenia, ma sono stato in Croazia. Allora io lo guardai e gli dissi: ah, va bene, siamo vicini, siamo molto vicini. Mi guardò e mi rispose e mi disse: lo so. Allora io immediatamente gli chiesi: ma mentre eri in Croazia, hai visitato per caso Međugorje? Sei mai stato lì? A quel punto lui mi guardò ed era un po' triste e mi disse: purtroppo no, purtroppo no. Sai, non ci crederai, ma il luogo che ho visitato in Croazia era proprio dietro l'angolo a Međugorje. Avrei potuto andarci, ma sai, non l'ho fatto. Adesso io me ne pento. Ho sentito molte persone che mi dicevano di non crederci, ma ora che sono qui in Purgatorio so che è tutto autentico, so che è tutto vero, e in parte devo soffrire anche per questo. Lo guardai e gli dissi: padre, se tu non avessi ascoltato nessuno e fossi andato lì, saresti stato toccato da Nostro Signore e dalla Beata Madre e saresti diventato una persona diversa. Con tristezza allora mi guardò e mi disse: sì, sì, lo so. Ti prego, Valentina, per favore, prega per me. L'incontro con questo sacerdote è stato così reale, come se fosse ancora vivo qui sulla terra. Aveva un carattere molto gentile, parlava un inglese perfetto. Era un prete molto, molto carino, era vestito con una maglietta e con dei pantaloni semplici. Durante la sofferenza lui è stato spogliato delle sue vesti sacerdotali. Commento finale. Sacerdoti e vescovi, anche se non scelgono di non andare a Međugorje, non devono mai pronunciarsi contro, altrimenti, cari sacerdoti e vescovi, voi dovrete soffrire in purgatorio per non aver creduto e per aver detto agli altri di non credere ai messaggi di Nostra Signora Santissima, la Regina della Pace. Amen, amen, amen.